sera. Mi sono dimenticata la cena. Spezzatino di aquino pronto in 3 minuti. Ragazzi, per questa sera tutto a posto. Ci vediamo a cena e portate una bottiglia di amarone. Ma hai cucinato tutta la mattina? 3 minuti. Ci ha messo solo 3 minuti. Giovanni Coppiello. Il piacere del gusto. Da una tradizione centenaria, Beato Edoardo Materiali Ferrosi. Una grande azienda, una storia iniziata nel lontano 1933 da una famiglia di fabbri ferrai, azienda ancora oggi a conduzione familiare. Beato Edoardo Materiali Ferrosi a Santa Maria di Sala, Venezia. Vendita all'ingrosso di laminati, trafilati, tubi, lamiere, travi profilati, taglio lamiere e taglio profili, servizio di ossitaglio. Un grande magazzino di 12.000 metri quadrati per offrire una vastissima gamma di prodotti sempre disponibili, per soddisfare le esigenze di qualsiasi tipologia di cliente. Consegne sicure, veloci, puntuali ed affidabili, con propri mezzi in tutto il Veneto. Beato Edoardo Materiali Ferrosi, un servizio in continua crescita e miglioramento giorno dopo giorno. Beato Edoardo Materiali Ferrosi a Santa Maria di Sala, Venezia. Una famiglia, una storia, un'azienda. Dal 1933. L'unico razzismo che esiste in Italia è quello contro il popolo italiano, massacrato di tasse per mantenere finti profughi. E la benzina ogni giorno costa sempre di più, e la lira cede e precipita giù. Svalutation, valutation, cambiano i governi, niente cambia lassù. C'è un buco nello Stato dove i soldi van giù. Svalutation. Gentili telespettatori di Prima Free e di Internet, ben ritrovati di cuore anche oggi con la nostra opinione giornaliera, che ha il compito di aggiornarvi, di informarvi e di farvi un po' di buona compagnia. Anche oggi, come succede spesso, sono nell'imbarazzo della scelta. Non so a chi dedicare la mia copertina. Tengo per qualche minuto da parte il comico, l'attore Zelensky, il presidente dell'Ucraina. A volte io mi lamento dell'Italia, del valore, dello spessore dei nostri politici, dei nostri parlamentari, del nostro presidente Mario Draghi, ma quando penso all'Ucraina mi sembra di stare su un palcoscenico. Quando parlo di Zelensky mi sembra di essere in un teatro. Signor Zelensky, le do un consiglio, lo raccolga. Torni a fare il comico, lei recita bene la sua parte, però mi perdonerà se la metto un po' da parte per dare spazio a un grandissimo politico, Winston Churchill. Molti sanno che io non sopporto gli americani, gli inglesi, i francesi, però ci sono fra gli americani, i francesi, gli inglesi dei personaggi che meritano ogni tanto di essere ricordati. Adesso vi faccio vedere una locandina che contiene un principio meraviglioso, almeno per chi vi parla, riguardo al comunismo. È un contributo, ve lo giuro su Dio, che avevo
in ghiacciaia, ne ho parlato e l'ho fatto vedere in altre precedenti esperienze televisive. Però ogni tanto le mie sentinelle mi mandano contributi vari, poi io li metto da parte e vado a vedere, oh, l'avevo già questo. Allora è opportuno, anche a beneficio di chi mi vedesse la prima volta, io vi ringrazio, Prima Frida, il 1° febbraio è sul canale 170 del digitale terrestre, come risulta da questa locandina. Dal 1° febbraio, canale 170, Prima Free. Se non ci trovate subito, vi ricordo di risintonizzare il vostro televisore o il vostro decoder. Quindi ogni tanto io faccio rivedere dei contributi. Pregherei la regia di Giovanni Stoppa di assistermi documentalmente. Mi rivedo completamente nel pensiero di Winston Churchill. Aveva le idee chiare sul comunismo. Mi perdoneranno i compagnucci rossi comunisti sempre presenti all'ascolto, che io rispetto, perché parto da un principio elementare: non tutti in questo mondo possiamo e dobbiamo pensarla nella stessa maniera, sarebbe troppo monotono. Però, cari compagnucci rossi comunisti, mentre io accetto democraticamente il vostro parere, anche voi avete l'obbligo di accettare il mio pensiero. Finché esiste la democrazia, c'è un confronto di idee. Io la vostra non la sopporto, lo confesso. Tante volte, anche in Italia, i tanti giornalai del pensiero unico che ubbidiscono a degli ordini precisi impartiti, oltre che dai loro editori, ma impartiti dall'alto, non dicono mai che il comunismo ha fatto milioni, milioni, milioni di morti. Allora ogni tanto io ricordo queste sciocchezze in maniera del tutto democratica, in scioltezza, in maniera goliardica. Dai, regia, c'è anche la foto di Winston Churchill. Ci leggo sopra, per evitare che mi sfugga qualche parola. Sarebbe da incorniciare questa locandina, sarebbe da metterla sugli autobus, sui muri esterni degli edifici, affinché la gente sapesse cosa vuol dire la parola comunismo. Dai, regia. Grande Winston Churchill. Il comunismo è la filosofia dei falliti, il credo degli ignoranti, il Vangelo dell'invidia. La sua caratteristica intrinseca è la condivisione della povertà. Winston Churchill. Era doveroso che io dedicassi la mia copertina oggi allo statista inglese, preferendolo al comico, al giullare. Zelensky, signor Zelensky, lei ha la grossa responsabilità
della morte di tanti ucraini per i suoi bizzarri capricci. Lei si mette in posa, si fa fotografare in tuta mimetica, con l'elmetto in testa. Vuol fare il grande politico, ma non le compete, mi creda. Torni nei teatri, è lì che deve stare. E dica ai suoi valorosi combattenti, i coraggiosi nazisti del battaglione, come si chiama, regia? Azov, una roba del genere, che sono asserragliati da settimane in un bunker. Passi per la difesa a oltranza, ci può stare. Lì sono in guerra la Russia e l'Ucraina, ognuno difende il proprio territorio. Però questi giannizzeri ucraini nazisti non devono costringere centinaia di civili a stare con loro. Li tengono come scudi umani. Per chi non l'avesse ancora capito, questi guerriglieri del battaglione Azov non li fanno uscire per proteggere le loro posizioni. La guerra è sempre brutta a prescindere. La guerra è rovina, la guerra è distruzione. Ma siccome lì c'è, esiste, ogni tanto io ne parlo e sono convinto che se non avessero stuzzicato Vladimir Putin, quest'ultimo non sarebbe intervenuto. Voglio vedere se a qualche compagnuccio mettono un nemico fuori la porta, pronto a fargli la guerra, ad attaccare lui, la sua famiglia, a minacciare il suo territorio. Anche i compagnucci rossi comunisti reagirebbero, ne sono convinto. Per non dire che la questione va avanti dal 2014. Gli ucraini distrussero, ne combinarono di tutti i colori, quelli del battaglione Azov, e lì il mondo non si scandalizzò. Secondo me Putin ha reagito in ritardo. Però pregherei la regia di mostrare questo baldanzoso comico, attore nato, Zelensky. Questo contributo lo ritrae con il pugno chiuso. Se lo metta in un posto particolare al caldo e coperto, quel pugno chiuso. Signor Zelensky, dai regia! Eccolo qua, sorridente, col pugno chiuso. E qualcuno ha scritto: per fare fessi i comunisti europei e in Italia i comunisti PD 5 Stelle, questo furbone filonazista di Zelensky fa il pugno chiuso e ottiene quello che vuole. Avete capito bene? Quello che mi colpisce, per cui ne sto parlando da giorni, è che lì fanno la guerra e noi italiani dobbiamo partecipare alle spese nell'accogliere profughi, nel mandare armamenti. Ed è da giorni che io sto dicendo che questa guerra non ci compete, perché parto da un principio solare, filosofico. Noi abbiamo già i nostri problemi in Italia. Ed è dovere di un governo preoccuparsi prioritariamente degli italiani, dell'Italia. Invece qui è tutto il contrario. Ci stiamo svenando per aiutare gli ucraini. Ma chi se ne frega? Abbiamo tanti problemi da risolvere. I nostri vecchietti, gli anziani, pensioni minime, casalinghe,
cui non viene mai riconosciuto un ruolo importante, imprenditori che stanno chiudendo, ragazzi che non trovano il lavoro, e questi fanno i grandi a partire da Draghi per farsi belli di fronte al mondo intero, a cominciare dai guerrafondai americani, si fanno belli. E io mi vergogno, io non ci sto, Draghi non mi rappresenta. Una manciata di secondi e dopo vado a chiudere con un omaggio ai nuovi telespettatori di Prima Free che mi vedessero per la prima volta. Grazie. Vuoi migliorare l'efficienza termoacustica del foro finestra e ridurre il tempo di posa in opera del tuo serramento? Repac, azienda leader con ventennale esperienza nella lavorazione dell'EPS, ha brevettato Shutterbox, l'innovativo sistema monoblocco termoacustico. Con Shutterbox, Repac garantisce la soluzione a tutti i problemi di posa ed isolamento termico e acustico del vano serramento. Repac, la risposta qualificata per serramentisti e professionisti. Contattaci, abbiamo la risposta su misura per te. Repac è a Campo d'Arsego, Padova. www.repac.it. Ben ritrovati, gentili telespettatori di Prima Free e di Internet. Ricordo che io, oltre a questa rubrichetta, conduco un'altra trasmissione, sempre dagli studi di Prima Free. Si chiama La Voce d'Italia, canale nazionale 170, andiamo in tutta Italia dal lunedì al venerdì in rigorosa diretta con ospiti in studio e con le telefonate vostre. Siete voi che diventate per qualche minuto gli attori protagonisti delle mie trasmissioni. Io amo sentire la gente. Mi confronto con la gente, perché è dal popolo che viene il responso, viene la verità. Quello che non fanno a Roma, un governo che impedisce agli italiani di pronunciarsi, vergognatevi, avete paura del popolo. Poi la mia opinione va in onda sempre dal lunedì al venerdì alle 20.30 e in replica tutte le mattine, 7 giorni su 7, alle ore 7, la replica dell'opinione di Enzo Spatalino, per essere doverosamente informati. Noi non abbiamo padroni politici, non ci pagano. Ed è per questo che, seguendo Enzo Spatalino, venite a conoscenza di fatti che a livello nazionale non saranno mai trattati. I tanti giornalai pagati profumatamente ubbidiscono acriticamente agli ordini dei loro editori e del comandante in capo. Adesso un omaggio ai nuovi che mi vedessero per la prima volta. Spesso io parlo di sacchetti a perdere. Più volte ho dato il significato di questa espressione, che seppur colorita ha un suo significato ben preciso. Mi hanno crocifisso anche gli amici della Zanzara. Cosa vuole dire sacchetti a perdere? E io più volte ho spiegato a Cruciani, solo a lui, perché l'altro è un tipo particolare. Non ci ragiono con l'altro personaggio, con Cruciani ci tento. E ho detto: Giuseppe, sacchetto a perdere per Enzo Spatalino è quello che non serve alla società. È quello che non dà contributi all'umanità intera. Per questo io li considero sacchetti a perdere, essere eliminati.
E più volte io offro degli esempi, come l'altro giorno quel nigeriano che ha tentato di violentare una donna a beneficio dei miscredenti, di quelli che non mi credono. Interviene la regia di Giovanni Stoppa a produrre quel piccolo documento. Roma, nigeriano molesta una ragazza sul bus, arrestato per violenza sessuale. Quello è il classico sacchetto a perdere. Cosa ci fa in Italia? A bighellonare, a spacciare, a tentare di stuprare le nostre donne. Datemi torto anche adesso, censori anonimi dei miei stivali. Vorrei vedere se qualche sacchetto a perdere nigeriano o italiano che sia, attenzione, disturbasse vostra figlia, vostra moglie, vostra nipote. Il culetto reagirebbe, ne sono convinto. Voi perdereste lo status di democratici. Anche voi reagireste come io reagisco da anni, solo che io ho il coraggio di metterci la faccia. Mi attaccate, ma non mi interessa, convinto come sono di essere sulla strada giusta. Sacchetti a perdere sono anche quei signorini che hanno partecipato nel Vercellese all'ennesimo rave party. E io mi chiedo perché vengono tutti in Italia. Ve lo dico io, perché in Italia c'è il Bengodi, la Repubblica delle Banane, consente a migliaia di disperati, senza arte né parte, di venire in Italia e di fare cose che in altri paesi non potrebbero mai fare. Ecco perché io sogno uno Stato diverso, che reagisca a queste situazioni intolleranti. Chiudiamo con l'ultimo contributo del rave party nel Vercellese. Siamo in Piemonte. Piemonte, rave party nel Vercellese. Un migliaio vicino al fiume Sesia. Tendopoli, baraccopoli, caravan, disperati, non si capisce niente. E noi siamo qui a commentare queste cose. Non ho parole, rinvio ai prossimi giorni altre notizie che avevo in serbo oggi per voi, ma ahimè il tempo è tiranno, sono costretto a fermarmi, solo il tempo per ringraziarvi di cuore per la vostra cortese attenzione nei nostri confronti, per ringraziare i miei sponsor e per ringraziare per la parte tecnica il nostro regista Giovanni Stoppa in cabina di regia. Arrivederci.